detto, l'urna di Don Bosco arriva a Gela ed è un tripudio di gioia e di canti. Il santo dei giovani ha conquistato una moltitudine di astanti in un clima di forte commozione. La cronaca in questo servizio. I giovani di Gela hanno abbracciato il loro santo tra canti e preghiere. Ieri è stata accolta l'urna di Don Bosco presso l'istituto Suor Teresa Valsè di Macchitella. Tutto intorno aleggiava un clima di festa e di grande commozione. Un fiume di gente ha voluto rendere omaggio al santo e consegnargli preghiere e speranze. Siate buoni cristiani e onesti cittadini, questo è il testamento spirituale di un patrimonio enorme di fede e vita spesa per i giovani. Un pensiero ancora oggi vivo e attuale. È difficile esprimere quello che in questo momento si prova. È grande e chiediamo a lui il dono di aiutarci a che questa non rimanga solo un'emozione del momento, ma che sia un modo per rinnovare il nostro slancio apostolico. Non è solo l'urna, ma è l'importanza di avere qui il ricordo, avere sostanzialmente l'opera di Don Bosco qui con noi. È importante, importantissimo, tanti giovani e soprattutto viene fuori quel grande legame tra la città di Gela e i Salesiani, tra la città di Gela e Don Bosco. Uno degli elementi che mi hanno colpito maggiormente è vedere la reazione dei giovani, e non parlo dei bambini, parlo dei giovani, quindi dai 15 anni in su. Notavo proprio ieri a Modica, incontrando i ragazzi di tutte le scuole superiori, geometri, liceo, alberghiero, ecco il rapporto intenso. Quasi rapiti questi giovani nel sentire un messaggio, magari che li scuote, che propone loro delle cose che non sentono molto di frequente, ma che in qualche modo li cattura. È stato interessante come i ragazzi di oggi conoscano la vita di Don Bosco, conoscono il suo carisma e ne apprezzano il valore. Io credo che Gela oggi tocca con mano come la realtà di un sogno si realizza. L'allora parroco Gurrisi del 1886 scriveva a Don Bosco chiedendo la presenza dei Salesiani per l'educazione, la formazione dei giovani scoraggiati, dei giovani bisognosi della città di Gela. Che cosa rappresenta per voi Don Bosco? Rappresenta una persona che aiuta i ragazzi, una persona che ha voluto bene, la felicità, l'allegria dei ragazzi. Don Bosco è sempre stato fiero con i ragazzi, gentile e non ha mai detto una bugia nel mondo, quindi. E per voi è un esempio? Sì.